Buonasera Daniela. Buonasera a tutti. Comunque mi potevi avvisare che ti saresti vestita così, eh? Ma sai com'è? Questa è la prima cosa che ho trovato dentro l'armadio. Casuale! Sì. Fantastico! Io la prima cosa che mi vedo, riguardo che mi sveglio, la prima cosa che trovo dentro l'armadio. Ma perfetto, io con questa ci vado a dormire invece, poi per presentare mi vengo così direttamente. Allora, vi ringraziamo intanto di essere qui. Questo è l'ultimo appuntamento per quest'anno della Cultura al Centro, una rassegna che racchiude 16 anni di esperienza, conoscenza e lavoro sulla città e sul territorio. È una rassegna che prende vita da un altro festival, la Città del Tetraedro, che aveva già un suo decorso di 12 anni e che è continua a proseguire ma si allarga aprendo le porte all'inclusione, alla diversità per appunto accrescere quella che è la nostra esperienza in questa meravigliosa città di Viterbo. 15 eventi dedicati alla promozione culturale, alla ripresa del turismo, alla formazione e alla crescita umana. Viterbo, come dicevamo, ha delle grandi potenzialità e il Tetraedro, con i professionisti del settore e grazie alla direzione artistica di Francesco Cerra, in tanti anni con costanza e determinazione, voglia di fare e di aprirsi al mondo della cultura, è riuscito a creare una forte rete di integrazione che include le scuole, gli enti del terzo settore, le cooperative, i musicisti, gli artisti, le compagnie di teatro del territorio e abbraccia poi anche alcune compagnie internazionali grazie al rapporto diretto con la Germania e con Berlino e con altre città dell'Europa. Il Tetraedro ha prodotto oltre 50 spettacoli e ne ha presentati in tutta Italia e in Europa all'incirca 1000. Quindi siamo veramente di fronte a una realtà forte su questo territorio e prendiamo l'occasione di questa serata per ribadirlo insieme a voi. Molti di voi ci conoscono, altri forse no, però il Tetraedro, quello che vedete stasera, non è solo la conclusione di un lavoro di 2 mesi, ma è, come dire, un continuo lavoro che dura 12 mesi, che parte dai corsi di teatro, attraversa i rapporti con le famiglie, con le associazioni del territorio, con le scuole, per arrivare a produrre quello che stasera è una grande festa di conclusione insieme a tutti voi. Tanti i festival che il Tetraedro ha organizzato in passato e nel presente, come la Festa degli Incontri, il Tetraedro dei Bambini, la Città del Tetraedro, Narrazioni e i corsi di formazione teatrale e di teatroterapia che ci accompagnano per tutto l'anno. Abbiamo avuto un piccolo stop, ma stiamo riprendendo alla grande e non credo che ci fermeremo adesso se saremo tutti insieme, uniti in questa piccola battaglia. Oggi vogliamo ringraziare che ci ha permesso anche con il suo supporto di essere qui, in particolare la Fondazione Carivit e il Comune di Viterbo, perché appunto grazie anche a loro abbiamo potuto portare a fine, finalizzare il programma che ci eravamo preposti e anche grazie all'intervento di voi, del pubblico che avete accompagnato le varie serate. E fra i nostri collaboratori vogliamo ringraziare chi ci ha accompagnato in questi 2 mesi di lavoro: la ASL, il dottor Marco Marcelli, la dottoressa Sebastiani, la dottoressa Linda Morini, l'associazione Tabeta con i volontari e la presidentessa Francesca Burla, la cooperativa Anni in Tasca, gli operatori che hanno seguito i ragazzi ed il presidente Orlando Meloni. Tutti i ragazzi che si sono impegnati e hanno partecipato al progetto, anche mettendo musiche, danzando, cucinando, facendo accoglienza come va fatta, e tutto il team del Tetraedro, la parrocchia di Santa Maria Nuova nella persona di Don Mario Brizzi e Marco Mingarelli, che è un nostro collaboratore appassionato di musica, e poi tutto il pubblico che ci ha seguito in questi mesi. Veramente grazie e grazie per essere qui con noi questa sera. A questo punto, se siete d'accordo, mi sembra proprio d'uovo passare la parola alla nostra Daniela, che presenterà l'evento di questa sera.
Ti leggo il microfono? No. Faccio la valletta? Grazie Margherita. Prego. Allora, la città del teletro e la cultura al centro hanno il piacere di presentare Andrea Chimenti in Notturno, il tour 2021. Andrea Chimenti, accompagnato da Cristiano Loversi, propone canzoni dai suoi esordi ai giorni ad oggi. Un concerto intimo, dai colori della notte appunto. In Notturno, qualche anticipazione del nuovo album in uscita. Grazie per essere intervenuti, buon ascolto. Grazie Daniela, grazie a tutti i ragazzi, grazie Francesco Cerra e buon ascolto. A presto. So
Attraverso le lande desertiche.